傲慢の罪、ライオン氏、エスコノーズ。Bella a tutti ragazzi, qui Vedata Channel. Oggi siamo qui per portarvi l'evoluzione di Tanjiro Kamado, protagonista di Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Per i nuovi, il format Evoluzioni non è altro che una serie di video dove andiamo ad analizzare la crescita di un personaggio a livello di potere, non citando ovviamente tutta la sua storia, dandone però alcuni accenni giusto per capire cronologicamente dove ci troviamo. In questo video ovviamente sono presenti spoiler su tutta l'opera di Demon Slayer, dato che è anche finita. Inoltre, dopo aver visto questo video, vi invitiamo a vedere la storia completa, anche perché avevamo già preparato una sorta di evoluzione per Tanjiro, inserita sempre in quel video, ma con dei grafici singoli. Qui invece andiamo a calcolare un vero e proprio grafico completo, in stile evoluzioni. Sarà una delle poche eccezioni. Quindi di nuovo, sono presenti spoiler su tutta l'opera, se siete in pari o l'avete finita siete i benvenuti, mentre se non siete in pari potete chiudere senza problemi. Detto questo, possiamo anche cominciare. Tanjiro, agli esordi, non parte da Demon Slayer, ovviamente, ma vuole diventarlo. Il suo primo e vero combattimento è quello contro Tomioka Gyu, ma in quel caso non lo inseriamo nemmeno nel grafico, perché è una battaglia introduttiva dove lui è totalmente inesperto. Però, se la volete prendere in considerazione, è il momento più basso per la sua potenza. Successivamente, per salvare sua sorella trasformata in demone, si scontra con due individui della stessa razza, per poi partire con il suo addestramento con un Kodaki. L'ex pilastro gli insegna ad utilizzare il respiro dell'acqua, un derivante della tecnica di respiro originale, aggiungendo anche un allenamento fisico per temprare il suo corpo. Dopo svariati mesi di allenamenti e grandi sudate, a Tanjiro viene donata una katana normalissima, non quindi una Nichirin, spada peculiare dei Demon Slayer. Con questa si scontra col fantasma di Sabito, per poi riuscire a passare la prova finale, caratterizzata dal dover tagliare un masso in due. Qui Tanjiro finalmente diventa un apprendista Demon Slayer, pronto per la vera prova finale sul campo. Per l'evento, Urokodaki gli dona una Ori blu e una maschera da volpe. Dopo l'augurio del maestro, si dirige al monte Fujikasane per la sfida finale, dove riuscirà a battere il demone che uccise in passato tutti gli apprendisti di Urokodaki, a parte Tomioka. Dopo aver vendicato sia Sabito che Makomo, fa ritorno a casa, sano e salvo. Ora Tanjiro è finalmente un cacciatore di demoni, e come tale riceve la sua prima missione, nonché la sua prima lama Nichirin, la quale diventa però di colore nero, grande segno di sfortuna. Con la sua fidata lama e sicuro di sé, batte il demone della palude, gli scagnozzi di Musan all'abitazione di Tamayo e Kyogai, ex Luna Calante. La sua forza, missione dopo missione, comincia ad aumentare, abituandosi ai ritmi dei demoni e alla loro forza, riuscendo anche a migliorare sempre di più l'utilizzo delle tecniche di respiro. Il vero primo muro raggiunto dal ragazzo è Rui, la quinta luna calante sul monte Natagumo. Nonostante l'essere vicino alla morte insieme ai suoi compagni, Tanjiro riesce a superare i suoi limiti con la danza del dio del fuoco, tramandata per generazioni nella sua famiglia. Questa gli permette di scalare di poco la potenza di un Demon Slayer ordinario. L'essere inesperto e ancora non abbastanza forte, ovviamente, lo fa perdere contro lui, dimostrando comunque di potergli tener testa anche se per poco. Insomma, una cosa non da tutti. Dopo essersi ripreso nella lotta al monte Natagumo, partirà con Rengoku nella saga del treno infinito. Qui batteranno la prima luna calante, Enmu, aumentando sì di poco il suo potere, ma rimanendo comunque allo stesso livello, almeno quello generico. Nella saga del quartiere a luci rosse vediamo lo sblocco del marchio da Demon Slayer, un elemento perso nella storia capace di aumentare smisuratamente il potere di un ammazzademoni. Andando oltre il limite fisico e pieno di rabbia, Tanjiro comincia sì a usare la danza del dio del fuoco, ma in modo molto più sicuro, arrivando addirittura ai livelli di un Ashira. Grazie ad essa riesce a mettere alle strette Daki, la quale però chiama Gyutaro per darle manforte. Con l'aiuto di Tengen, Nezuko, Zenitsu e Inosuke riescono a battere la coppia della sesta luna crescente. Pian piano, oltre il suo respiro dell'acqua, riuscirà a padroneggiare sempre di più la danza del dio del fuoco, nonché il suo marchio, anche se ancora acerbo. Ormai i demoni base non sono più una minaccia e l'ordine delle lune calanti è stato distrutto. Ma, come per Daki e Gyutaro, anche le altre lune crescenti scenderanno sul campo. Al villaggio dei fabbri arriveranno la quarta e la quinta luna crescente, pronte per uccidere tutti i presenti.
Queste battaglie sempre più impegnative portano Tanjiro a sforzi sempre più estremi, ma anche di grande aiuto per l'intera comunità degli ammazzademoni, la quale riesce a sbloccare dopo decenni il marchio, almeno fra i pilastri. Tutto ovviamente grazie a Tanjiro, il quale riesce a manifestarlo per poi divulgarne la notizia, seguito anche dal pilastro dell'amore e quello della nebbia. Da quel momento comincia un allenamento speciale per l'intera armata, chiamato l'allenamento dei pilastri, creato appositamente per sbloccare questi marchi, per il solo scopo di uccidere Muzan. Dopo essersi allenato e aver scoperto ogni sfaccettatura tra i ricordi di suo padre, quelli del suo antenato Sumiyoshi, e l'aver compreso la percezione del mondo di Gyomei, nonostante la sua cecità, il marchio di Tanjiro diventa visibile e fisso, con la forma di una fiamma. Se paragonato agli altri pilastri, Tanjiro è sicuramente superiore, anche perché quella danza tramandata per generazioni non era altro che una replica del respiro originale, il respiro del sole. Inaspettatamente, la tenuta del leader, Kagaya Uyashiki, viene attaccata da Muzan, suo acerrimo nemico. Il sacrificio del capo dona agli ammazzademoni una finestra per attaccare il demone, il quale però teletrasporta tutti nel castello infinito. All'interno di esso, Tanjiro si scontra con Akaza, terza luna crescente e colpevole della morte di Rengoku. Il giovane, con l'aiuto di Giyu, non riuscirà a batterlo, ma lo porterà a decidere di suicidarsi. Dopo aver perso tanti compagni, ma soprattutto amici, arriviamo all'ultima saga, ovvero quella della battaglia finale. Tanjiro ha finalmente superato il livello di un normale Demon Slayer, nonché di un pilastro, riuscendo addirittura a paragonarsi a Yoriichi Tsugikuni, creatore del primo stile di respiro. Grazie a un'ennesima analisi dei ricordi di Sumiyoshi, impara la tredicesima e ultima forma della danza del dio del fuoco, così da poter attaccare Muzan ininterrottamente fino al sorgere del sole. Il piano va a compimento, ma Muzan nell'ultimo istante riesce ad assorbire Tanjiro, infondendogli tutto il suo sangue e coscienza, riuscendo così a creare il nuovo re dei demoni. Come confermato da Muzan stesso, egli è diventato l'individuo più forte di sempre. Un essere capace di utilizzare tutte le abilità demoniache, il respiro del sole e avere anche l'immunità alla luce. Letteralmente, l'essere perfetto. Tanjiro, in questa forma, attacca tutta l'armata dei Demon Slayer, superando completamente ogni limite possibile. Fortunatamente, riesce a essere trasformato di nuovo in umano grazie a Kanao e la medicina lasciata da Tamayo e Shinobu, nonché al sangue assorbito da Nezuko dopo averla morsa, dato che quest'ultima aveva già vinto sul sole. Passiamo ora al grafico completo, con tanto di riepilogo finale. Questo grafico è diviso in quattro categorie: Rookie, quindi recluta, Demon Slayer, Hashira, o pilastro, e Abnormal. Ci abbiamo messo un po' a decidere questo termine, anche perché vi era la definizione di mostro da Muzan per Yoriichi, ma era un po' fuori contesto. Abnormal in italiano può essere tradotto anche come inumano o qualcosa oltre l'umano. Anormale, quindi, una definizione più che perfetta per i tre personaggi più forti. Possiamo vedere generalmente come la potenza di Tanjiro non sia colma di picchi improvvisi, ma caratterizzati da una linea molto bilanciata. Solo fra l'inizio dei suoi allenamenti e l'esame finale non vediamo un grande aumento, cosa che lo porta a rimanere a un livello rookie in ambedue casi. Nel terzo punto abbiamo deciso di mettere Tanjiro contro Kyogai nella Drum House. Qui ovviamente è già un Demon Slayer affermato, ma non potentissimo. Nel Monte Natagumo, contro lui, nel quarto punto, invece impara la danza del Dio del Fuoco, dando i primi segnali del ritorno del respiro del sole, cosa che però ovviamente non lo fa arrivare al livello di un pilastro, anche perché è Giyu che riesce a battere la luna calante. Contro Daki e Gyutaro, invece, raggiunge e come il livello di un pilastro, soprattutto dopo aver sbloccato parzialmente il marchio da Demon Slayer e aver superato i limiti fisici, anche se per poco. Ovviamente non è fisso a livello Hashira, anche perché questa forma dura molto poco, cioè lo vediamo sanguinare dagli occhi per lo sforzo. La cosa invece non accade dopo aver sfidato la quarta luna crescente. Qui Tanjiro è molto più stabile e sicuro di sé, nonché molto più preparato, stando sempre ad un livello Hashira. Nella saga del castello infinito, al contrario, riesce a toccare il livello Abnormal, principalmente quando sfoggia le 13 forme del respiro del sole. Quando viene trasformato in demone, tocca il picco di potere, raggiungendo il top dell'ultima sezione, decretandosi ovviamente l'entità più forte dell'intera opera. Con questo finisce il video. Nel caso vi fosse piaciuto, ovviamente vi invitiamo a lasciare un like, ma anche di commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. Su quest'ultimo vi aggiorneremo sull'uscita del prossimo video. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, l'ultimo video di Saint Seiya era un reupload, ne abbiamo anche altri e vedremo se ripubblicarli, anche perché qualche video dal vecchio canale lo abbiamo ancora. Vedremo un po', al massimo li useremo come tappabuchi, ma soprattutto è un peccato lasciarli lì a prendere polvere. Con questo noi vi ringraziamo per la visione e ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!